Ancora un saluto dalla nostra redazione, ben trovati al consueto appuntamento con il TG10. L'apertura del notiziario oggi è dedicata alla tragica catena di suicidi che si stanno verificando a Gela. 7 negli ultimi 2 mesi, l'ultimo è stato commesso ieri a togliersi la vita, è stato un impiegato di banca molto conosciuto in città. Cosa si nasconde dietro ad un suicidio? La testimonianza di una psicoterapeuta, vediamo. Una catena impressionante di suicidi che lascia in tutti noi un senso di smarrimento. Donne e uomini che mettono in atto l'insano gesto perché probabilmente oppressi da un peso inconfessabile. E in quel gesto c'è la disperazione, l'isolamento, lo sconforto, fardelli pesantissimi da sopportare. Le cronache delle ultime settimane a Gela raccontano di 7 suicidi e chi si è ucciso non ha mai lasciato un messaggio in cui trovare un perché. L'ultimo in ordine di tempo si è verificato ieri in pieno centro storico a togliersi la vita impiccandosi nella sua abitazione. È stato un 55enne. Lavorava in una banca, sempre disponibile con tutti, dai familiari ai colleghi, dagli amici ai conoscenti, impegnato anche nel sociale, era molto conosciuto in città. Sposato e padre di figli. Una vita regolare la sua e con una posizione lavorativa ragguardevole. Pochi giorni prima era toccato ad un impiegato di un supermercato e prima ancora ad una ragazza universitaria. Andando a ritroso nel tempo, e ci riferiamo agli ultimi 2 mesi, altre 4 persone hanno detto no alla vita. Il dato che emerge su questo aspetto bisogna riflettere tanto è che tutti conducevano una vita regolare, soddisfacente, senza traumi, forse all'apparenza? Quando parliamo di suicidi, senza dubbio è una parola che ci fa spaventare. Su questo vanno ad incidere molti fattori che sono spesso psicologici, ma sono dovuti anche a fattori individuali, personali, che vanno poi ad incidere su questo gesto estremo. A volte questo gesto, quando accade, non è l'unico, magari è quello che si è visto e quello che non riusciamo a vedere. Dietro di questi, evidentemente, ce ne sono stati altri che sono stati magari non talmente eclatanti da non destare sospetto. Però quando la persona arriva al suicidio significa che già non ha più le forze, non ha una capacità di poter fronteggiare quella che la vita gli sta offrendo, non sta avendo fiducia di nessuno e si sta sentendo totalmente solo. Dottoressa, ma chi pensa al suicidio vede la morte la soluzione ai propri problemi, ma il suicidio non è la risposta. Non è una risposta, ma pensa che l'unica soluzione è l'unico gesto utile che può fare, anche perché spesso dietro al suicidio c'è un senso di colpa, quindi di incapacità, di sofferenza, di non essere utile, e di non meritare l'amore che gli altri gli danno. E quindi questo è un gesto che in linea di massima lo fa sentire libero, si sente libero. Come bisogna affrontare questa situazione? Occorre tantissima prevenzione e parlarne tantissimo, occorre che in ogni servizio occorrono le figure specializzate affinché ogni individuo possa avere e possa essere aiutato nel percorso della sua vita. E qua non parliamo solamente di età, parliamo dal più piccolo al più grande. Tutti abbiamo e hanno necessità di essere seguiti e sostenuti nei propri fallimenti, perché anche questi vanno ad incidere. Il fallimento quanto è per noi significativo o quanto stiamo deludendo gli altri. Cambiamo argomento e parliamo della inaugurazione della biblioteca in memoria dell'avvocato Giovanni Casano, oggi nei locali del primo istituto comprensivo di Gela. C'eravamo anche noi, vediamo. Si aggiunge un altro tassello davvero per rendere questa scuola sempre più fruibile, ma soprattutto per dare ancora un'opportunità ai giovani del quartiere. Sicuramente, ma non solo questo. Oggi una giornata speciale per una persona speciale, la vorrei sintetizzare così, perché è una biblioteca che inaugureremo, avrà il nome di Giovanni Casano, l'avvocato che da un anno è scomparso e che ha lasciato un segno importante nella città di Gela. E oggi non è soltanto quindi la giornata per riprendere ad ampio raggio il tema della legalità con lo sguardo e il cuore a Giovanni Falcone, ma ad un uomo che è stato molto vicino alla nostra città e che ha avuto un grande interesse per i giovani. Infatti oggi è stata pensata come una giornata semplice di scuola per affrontare il tema della legalità partendo da una citazione dell'avvocato Casano: chi rispetta le regole è libero. Su questo tema i ragazzi della provincia di Caltanissetta si sono confrontati partecipando al concorso che noi abbiamo indetto. Oggi ci sarà la premiazione e a conclusione ci sarà la possibilità di aprire questa biblioteca
biblioteca, che è uno spazio fruibile per i ragazzi della nostra scuola e per la città. Dedicare una biblioteca a un avvocato che ha esercitato la sua professione per molti anni nel foro di Gela diventa davvero un fatto di prestigio, ma per tutto il foro. Oggi è un motivo di orgoglio non solo per la famiglia dell'avvocato Casano, ma devo dire per tutto l'ordine gelese, perché è veramente una figura, una grande figura. L'avvocato Casano è stato uno dei pilastri dell'avvocatura genese, è stato un grande penalista, è stato un grande maestro per tanti professionisti. Qual è il ricordo più bello che conserva dell'avvocato Casano? Io ricordo di Giovanni Casano dei ricordi personali importantissimi, ma intanto quello che lui fondò la scuola dei penalisti a Gela, invertendo quella diaspora che vedeva i gelesi recarsi a Caltanissetta presso sia pure il glorioso foro di Caltanissetta, invertì con tanti sacrifici. Allora Caltanissetta la si raggiungeva in un'ora e mezza. Quindi la sua tenacia, la sua fede assoluta nella professionalità e la sua fierezza, non fu mai prono né adulatore verso, seppure rispettoso, dell'istituzione, diciamo così, della magistratura. Lo ricordo poi perché a lui debbo il primo mio grande processo, che lui in un'estate di grande fatica ebbe a cedermi, pregandomi di sostituirlo e di fare mio quel processo, e quello fu poi il mio trampolino di lancio. Ma poi vi sono tante tante altre cose: l'impegno, la passione civile, l'impegno per ogni cosa che lui faceva. Con le nostre telecamere abbiamo seguito il primo di una serie di appuntamenti previsti nella scuola Enrico Mattei di Gela nell'ambito delle giornate della legalità. Oggi, 23 maggio, ricorre il 24esimo anniversario della morte del giudice Falcone, della moglie e degli agenti della scorta. Vediamo. Per un istituto comprensivo è un progetto un po' ambizioso quello di dedicare un'intera settimana ai diversi aspetti della legalità. Noi abbiamo voluto, diciamo, raccogliere questa sfida e speriamo alla fine della settimana di poterci riuscire, perché l'ultimo giorno inaugureremo degli spazi che abbiamo ristrutturato in seguito ad un finanziamento FESDR, e chiaramente avremo nostro ospite l'onorevole Musumeci, che è il presidente della Commissione Antimafia, ma tante altre autorità, per chiudere, speriamo in bellezza, ma per fare delle riflessioni profonde su questa settimana, se è stato proficua o meno. Oggi chiaramente è la giornata della legalità per tutta l'Italia. Noi proprio oggi abbiamo voluto curare un aspetto particolare della legalità, quello che riguarda la tutela dell'ambiente. Non è tanto quello di settorializzare comunque all'ambiente, ad un aspetto della vita, la legalità. Il rispetto della legalità è un concetto a 360 gradi, più ampio, e che riguarda ogni comportamento, ogni aspetto della vita sociale e dei rapporti interpersonali. Allora, a quel punto, se questo diventa introiettato dentro e diventa modo di concepire la società e la vita, allora anche l'ambiente ne avrà dei benefici. Se invece lo consideriamo l'unico aspetto, rischiamo poi di fare danni allo stesso ambiente. L'educazione alla legalità comincia dal rispetto per l'ambiente. Sì, oggi è una giornata particolare, visto anche quello che è accaduto in questi giorni al presidente del Parco dei Nebrodi, che ha subito un attentato, e siccome il Biviere ha storie simili, non di attentati ma di minacce e altro, e allora oggi abbiamo voluto raccontare la storia che c'è prima di arrivare al Biviere, e quindi la storia attraverso un racconto dei personaggi di tutte, diciamo, le vicissitudini per arrivare alla riserva e a poter restituire ai cittadini questo bene ambientale importante, che ovviamente ha fatto un percorso sulla legalità. Quali sono i motivi, secondo lei, che possono indurre addirittura a minacciare un soggetto che si occupa di un parco naturale? Semplice, le consuetudini, cioè se in un territorio abbandonato nessuno fa rispettare le regole, quando arriva qualcuno che vuole farle rispettare, è ovvio che a quel punto spesso viene minacciato. E lei invece che cosa ha deciso di fare? Io ho deciso di andare avanti, perché se oggi c'è la riserva è perché ho deciso di andare avanti. Negli anni, diciamo inizio anni 2000, 98-2000, è stato difficile. C'è stata anche la direzione investigativa antimafia che è intervenuta, la segreteria del Ministero degli Interni, quindi dopo tutta una serie di vicissitudini non ci siamo fermati, siamo andati avanti, e grazie a questo poi abbiamo fatto le opere, gli interventi, abbiamo preso possesso di un territorio che era in possesso alla criminalità. Ecco.
e quindi le cose possono cambiare. Il vivere è questo, cioè è una realtà che dimostra che anche nei luoghi impossibili si può cambiare. Domani, sempre nei locali della Scuola Mattei alle 10, è prevista la premiazione del concorso promosso dalla FIDAPA, Dai luce alla pace. A tutti i partecipanti sarà rilasciato l'attestato di partecipazione. I primi 3 classificati saranno premiati con 200, 150 e 100 euro. Nel corso della manifestazione ci sarà la piantumazione di un albero d'ulivo, simbolo di pace. Interverranno tra gli altri Rita Salvo, presidente FIDAPA sezione di Gela, Angela Incardona, past president, l'assessora alla pubblica istruzione Licia Abela, l'artista Giovanni Iudice e la psicologa e psicoterapeuta Elisabetta Pasqualetto. All'ingresso della sua casa di campagna tra Niscemi e Caltagirone, gli agenti di polizia diretti dal dirigente Andrea Monaco hanno rinvenuto 2 piante di marijuana alte circa 60 centimetri con i fiori ampiamente aperti. L'uomo adesso è stato denunciato, si tratta di un pregiudicato niscemese di 31 anni. Si è conclusa con la Notte Europea dei Musei, le Mura di Notte, la 4ª edizione della Primavera dell'Arte promossa dal Gruppo Archeologico d'Italia Geloit Iscarion in collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio. Un calendario fitto di appuntamenti che ha richiamato l'attenzione di numerosi appassionati di beni archeologici e non solo. Ultimo appuntamento sabato nella splendida location delle Mura Timoreontee. Un viaggio nel passato grazie alla presenza di numerosi volontari che hanno personificato i protagonisti dell'epoca greca. Abbiamo voluto chiudere con un grande evento, con la visita notturna delle fortificazioni greche di Caposoprano, e la gente ha partecipato ben oltre le nostre aspettative. È stata una Primavera dell'Arte esaltante, straordinaria, che vogliamo ripetere nel tempo e che ci ha fatto veramente divertire, soprattutto collaborando con le altre associazioni. È un modo per fruire delle nostre valenze anche la sera, perché questo è uno spazio del territorio, uno spazio del gelese, e quindi era un'occasione per stare insieme, per passare una serata a fruire sotto occhi diversi quello che sono le nostre valenze, le mura. Proprio oggi è una giornata particolare dove c'è questa luna piena. Io sono onorato di essere qua stasera e ringrazio tantissimo il nostro direttore del museo, l'architetto Ennio Turco, e soprattutto al presidente dell'associazione culturale Triskelion, che mi ha dato questa opportunità. Ho accettato di buon grado e diciamo l'avvenimento si sta rivelando molto, molto, molto festoso e abbastanza gradevole. Tutto sommato è una gran bella serata, una gran bella luna per chi ha il piacere di guardarla ed uscire fuori, per cui le premesse sono buone, quantomeno sotto questo profilo. Speriamo che anche quanti siano venuti a vedere possano godere di questo ambiente naturale, per certi versi unico forse che ci ritroviamo a Gela. È un punto di partenza? Sì, l'abbiamo già detto, per noi è tutto un punto di partenza in tutti i settori, e anche questo che per certi versi serve non solo a rianimare e a dare vivacità al territorio, ma serve a, speriamo, a tirar fuori il meglio che abbiamo in questa città. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti e speriamo di riuscire col tempo anche in questo. In conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento questa sera alle 21 con 10 domande 10, ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà Enzo Madonia, presidente del MOVI. Le repliche sono previste alla mezzanotte, domenica prossima alle 18. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Sono stati prorogati i termini di scadenza del bando per l'assegnazione di contributo per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo relativo all'anno scolastico 2015-2016. Lo ha reso noto l'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Gela, Licia Abela. Il termine per la presentazione della domanda di buono libro viene posticipato al prossimo 30 maggio. I moduli di domanda vanno ritirati negli uffici dell'istituzione scolastica frequentata dallo studente interessato, scaricati sul sito del Comune di Gela www.comune.gela.cl.it. Adesso ci occupiamo dell'incontro promosso a Gela in ricordo di Elvira Sellerio. Vediamo.
Il talento delle donne nell'editoria Elvira Sellerio, un'ora fa, che forgia gioielli di carta, è stato il tema dibattuto nei locali del Teatro Comunale Eschilo di Gela nell'ambito del convegno distrettuale della FIDAPA. A 6 anni dalla sua scomparsa, in tanti hanno voluto rendere omaggio alla scrittrice palermitana. Elvira Sellerio si è sempre occupata di saggistica e narrativa. Parliamo di una grande figura di donna. Una figura che ci ha dato anche visibilità a carattere nazionale e internazionale. E Elvira Sellerio ha lasciato tutto, a parte il lavoro che negli anni ha fatto alla scoperta di grandi scrittori e di persone che hanno davvero portato in giro la sicilianità e quello che noi rappresentiamo. Elvira Sellerio è stata una grande donna, prima che essere una grande editrice, una donna di grande cultura e di grande capacità imprenditoriale e culturale. E cosa ha lasciato? Beh, ha lasciato un'eredità importante che i figli stanno portando avanti in maniera molto egregia. L'iniziativa gelese è stata promossa dalle vicepresidenti delle sezioni FIDAPA di Caltagirone, Caltanissetta, Gela, Niscemi e Serra di Falco. È stato un lavoro, diciamo, in rete che ha coinvolto tutte le vicepresidenti e le presidenti di sezione di questo territorio. Il convegno ha rappresentato un momento di ricordo di una delle personalità più brillanti della cultura siciliana dell'ultimo secolo. È una donna modernissima, di una apertura mentale eccezionale e si è visto ampiamente, di una capacità di comprensione umana formidabile. Il suo ruolo nella cultura siciliana del secondo Novecento sicuramente è stato di preponderante importanza e quindi sicuramente il nostro obiettivo, il nostro piccolo contributo vuole essere quello di mantenere viva la memoria perché possa continuare questa sua opera, questo suo lavoro attraverso anche noi. E a giugno avremo anche il gemellaggio con Messina, sarebbe praticamente la seconda fase perché la prima fase è stata svolta l'anno scorso quando appunto era presidente la professoressa Angela Incardona. Quest'anno ci sarà il ritorno di questo momento particolarmente importante e Messina verrà, diciamo, i rappresentanti di Messina verranno qui a Gela e li ospiteremo nella nostra aula consiliare. 7ª edizione del torneo di calcio Amicizia e Solidarietà promosso dall'Istituto Salvatore Quasimodo di Gela, c'eravamo anche noi, vediamo. Amicizia e Solidarietà, si tratta della 7ª edizione del torneo di calcio promosso dall'Istituto Salvatore Quasimodo di Gela. Si è svolto sul terreno di gioco ex punto Juve di Viale Enrico Mattei nel quartiere Macchitella. Obiettivo raggiunto è stato quello di unire i valori dello sport e del sociale. Poco prima delle partite infatti si è svolta una raccolta di generi alimentari di prima necessità tra gli alunni della scuola diretta da Maurizio Tedesco e le loro famiglie al fine di sostenere il banco alimentare della parrocchia Regina Pacis. È un momento celebrativo di una alleanza educativa importante che è quella che bisogna stabilire fra la scuola ma soprattutto la famiglia che è la principale agenzia educativa e anche la parrocchia e l'oratorio parrocchiale. Senza questa sinergia di intenti, sinergia di azioni, ogni possibilità, diciamo, che l'intervento educativo possa avere efficacia potrebbe risultare compromessa. Quindi è importante come momento celebrativo naturalmente che giunge a fine anno ed è una tradizione che vogliamo noi continuare perché riteniamo assolutamente importante dedicare un momento di riflessione ad un aspetto da non trascurare. Abbiamo la possibilità di stare assieme ai nostri figli e quindi anche con l'istituto in cui vanno a scuola e quindi per noi è una giornata importante che appunto proprio per stare assieme ai figli e giocare e fare questa nuova esperienza. Questa è un'iniziativa che abbiamo fatto per molti anni e continuiamo a riproporre per quanto è possibile perché crediamo in queste forme di solidarietà e soprattutto di messaggio per i ragazzi, per i giovani. La partita diventa l'occasione di stare insieme, genitori, professori, il CESMA, ma soprattutto un momento aggregativo, formativo per i giovani. Nel corso dell'iniziativa si è tenuta pure la premiazione del concorso letterario Le parole della libertà, primo premio per Carla Sillitti, Salvatore Casisi e Francesca Romano. Ottimi piazzamenti per il Velo Club Gela al circuito Primavera in bici che si è svolta ieri in città. Salvatore Aliotta ha conquistato il primo posto nella categoria veterani.
Altrettanto hanno fatto Paolo Bartoli nella categoria gentleman e Vincenzo Vella nel super gentleman, terzo posto per Francesco Aliotta, categoria senior, e Mario Casciana, super gentleman. Il Velo Club, presieduto da Antonio Esposito, ha ottenuto il secondo posto con 40 punti alle spalle del Ciclo Sport Vittoria. La società gelese sarà presente al prossimo campionato regionale che si disputerà domenica prossima a Gran Michele. Tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Arrivederci.